Direi adesso magari se dal pubblico qualche altro commento, qualche altra domanda e poi per lasciare tempo a Filippo alla fine di raccogliere un po' le idee anche rispetto alle sollecitazioni che già i presidenti dei due ordini hanno già dato. C'era prima Paolo Cavalieri, poi sì, poi vengo da lei. Prego. Ovviamente buonasera, io non entro nel merito del tecnicismo della legge perché cioè, non ne ho le competenze, però volevo solamente fare una chiosa politica di questa nostra iniziativa. Io credo che finalmente il Partito Democratico si sta occupando di un importante settore economico, che dietro al settore economico ci sono delle persone. Era ora che questo avvenisse e credo che lo poteva fare solamente il Partito Democratico in questo momento, con tutti quei limiti che questo provvedimento può avere e può essere migliorato sicuramente, ma credo che andando su questa strada diamo tutele che prima non c'erano. Chi lavorava in certi settori, lo sappiamo tutti, era praticamente lasciato allo sbaraglio. Ora può dire di avere delle norme che lo possono rappresentare. Questo credo che sia proprio il vero sistema di fare riformismo. Perché vuol dire allargare la platea di persone che possono godere di tutele e di diritti. Un vero partito riformista può fare e deve fare questo. E mi voglio terminare così. Faccio solo una piccola domanda. Lì c'è scritto che chi lavora ha diritto a essere pagato entro 30, 60 giorni, 60 giorni. Se non viene pagato, quali sono le sanzioni previste? Ti spiego il perché. Il governo Monti, quando ha fatto la legge sui pagamenti della pubblica amministrazione, ha inserito anche nel settore privato, tipo nel commercio, il pagamento 30-60 giorni obbligatorio. Ma infatti poi chi lo paga? Non succede nulla. E questa è una cosa abbastanza frequente in Italia, È Germania questo che abbastanza. volevo capire. Qual è Di fatto, il motivo? Qual è poi l'inosservanza delle regole che esistono? Non ti dico quali sono le conseguenze dell'osservanza. Prego. Sono ingegnere. Sono ingegnere. Vabbè, basta, cerco di alzare la voce. Sono ingegnere e il fatto che lo Stato, la nostra amministrazione pubblica sia schizofrenica, ma proprio altamente schizofrenica, anche adesso si usa la firma elettronica per firmare i contratti con l'amministrazione pubblica. Peccato che l'Agenzia delle Entrate non sa come registrare e quindi io sono costretto a ristampare il contratto che ho fatto e registrarlo in maniera cartacea. Quindi la firma elettronica, che cosa è servita? Pagare 40 euro solo per averla? Perché è completamente schizofrenica, cioè le amministrazioni mi fanno i contratti con le firme elettroniche e la registrazione non è possibile, questo qui è un esempio. L'abbattimento cancellazione, diciamo, delle tariffe, cosa ha portato? Che l'amministrazione pubblica fa gare al massimo ribasso. Al massimo ribasso cosa succede? Che per poter prendere un contratto, per poterlo fare, io devo lavorare con dei collaboratori ingegneri giovani, sottopagati, perché devo fare il massimo ribasso e quindi in questo modo si riesce a vincere la gara, perché è l'amministrazione pubblica che me lo chiede, che è il maggiore ente appaltatore in Italia nelle sue varie forme. Per i pagamenti ti do la risposta molto facile, c'è questo obbligo di pagamento entro 90 giorni con tutte le varie private e tutto il resto, il primo a disattendere questo è lo Stato e le sue società. E porto, ad esempio, ti porto anche le fatture. Finmeccanica, ad esempio, paga un anno quando paga e se lo ricorda, ma non con regolarità, perché pagasse con regolarità un anno, io faccio il ciclo, non ho nessun problema. No, paga quando ha. Quindi è inutile pagare, fare leggi di queste cose quando è l'amministrazione la prima che disattende le proprie leggi. Quindi ovviamente viene a catena, se mi pagano a un anno. Io pago gli altri, non è che li pago prima, quando prendo i soldi pago anche gli altri e glielo dico subito in accordo. Ma questo qui è facile perché l'amministrazione pubblica paga di più, perché se ovviamente a Finmeccanica devo fare un'offerta, considero che lei mi paghi a un anno e quindi gli aumento una percentuale sopra la cifra. Se qualcun altro lo vuole prendere a meno, lo prenda, se riesce a non mangiare per un anno, a me va benissimo. Quindi il problema è alla base, molte sono solo parole quello che dice lo Stato e fa leggi, nei fatti disattende tutto quello che abbiamo detto, non tutela i giovani partita IVA, perché se fa gare al massimo ribasso non le tutela, io li devo sfruttare, perché alla fine la gara bisogna vincere.
Quindi chiedo scusa per l'intervento, ma il problema parte dall'amministrazione. Se non cambia lei il modo di fare le cose, non si può fare niente. Se non accetta la firma elettronica in tutte le amministrazioni, non serve a niente. Se è inutile che facciamo tutti i sistemi informatici, se poi è l'amministrazione stessa che non le accetta, non è utile. Ma adesso rottamerà anche se stessa? Eh? Rottamerà anche se stessa la mia. Ma rottamerà anche se stessa, cioè impone delle norme, ti fa delle norme, paghi 40 euro per la firma elettronica e poi non l'accetta lei, cioè cosa è buffissima, è roba ad esauriti, come dire. Grazie, prego, signor Luzzi. Chiedo scusa, io non ho letto la bozza, perché io sono commercialista e il nostro ordine non ha fatto alcuna pubblicità di questo incontro, l'ho letto al bar mentre mangiavo un panino, quindi non sono preparata. Sì, quindi non sono preparata, però come commercialista voi avete parlato delle professioni protette, quindi non mi dilungo. Quello che noi vediamo quando parliamo di lavoro autonomo è inquadrare le professioni non protette, perché ci sono delle professioni che sono al limite dell'impresa, quindi io non so cosa sia stato scritto, però la vera discriminante purtroppo sta diventando la previdenza. Cioè, siccome le professioni non protette hanno una previdenza altissima, esagerata, che provoca evasione purtroppo, perché come minimo un 30%, quindi cioè, se pensate alla nostra cassa, pensate a chi quando fa una fattura va a versare il 30% di previdenza su quella fattura, quindi è una previdenza altissima. Avrete le motivazioni, avranno, non c'è, però questa è una discriminante. L'artigiano paga molto meno di previdenza rispetto al lavoro autonomo. Ci sono delle professioni che possono essere lavoro autonomo, ma se io mi vado a iscrivere in Camera di Commercio come artigiano, la mia iscrizione me la prendono. Quindi in questa norma, che chiedo scusa di nuovo, ma non ho letto, a mio parere ci deve essere una chiara identificazione del lavoro autonomo distinto dall'artigiano, perché ripeto, il fotografo ad esempio, vi faccio un esempio, può essere un lavoro autonomo, può essere un imprenditore, così come ci sono altre professioni, adesso mi è venuta in mente quella, ma ce ne sono tante altre, che ha diverse sfaccettature. Allora è chiaro che se uno viene da noi e dico guardi, per anche adesso nel forfettario, nel nuovo regime sempre per i giovani, è stato favorito solo nella previdenza chi è artigiano commerciante, che hanno dimezzato il fisso per quelli senza cassa, quindi gli altri lavoratori autonomi senza cassa, questo non è avvenuto. Quindi è chiaro che tu gli dici ma ti iscrivo all'artigianato che paghi meno, quindi se facciamo una legge a tutela deve essere identificato molto chiaramente secondo me chi è il tutelato. Dico un'altra piccola cosa, non avete scritto niente per l'IRAP. L'IRAP. Cioè, quando parli di agevolazioni fiscali, benissimo quella delle spese per per l'aggiornamento, però la nostra difficoltà quando ci troviamo di fronte a un lavoratore autonomo è l'applicazione dell'IRAP o non dell'IRAP. Non possiamo sempre lasciarlo alla disponibilità degli uffici ad accertarti o meno, delle commissioni tributarie ad darti ragione o meno, qui dovete intervenire. Se fate una norma per il lavoratore autonomo dovete dire chi è lavoratore autonomo anche agli effetti fiscali delle varie imposte che attengono il lavoro autonomo, quindi non solo, e l'IRAP è una di quelle. Noi tutte le volte facciamo firmare, io dichiaro di non voler pagare l'IRAP, di non avere l'organizzazione necessaria eccetera, però questa è una cosa che lascia dell'incertezza in certi aspetti della professione, perché come avete detto molti studi sono uno o due persone, e allora questo è soggetto a IRAP o non lo è? Se ha un collaboratore, come in molti casi abbiamo da 20 anni, quello è un collaboratore che mi permette di non essere assoggettato ad IRAP o non lo è? Perché nell'incidenza fiscale dello studio poi l'IRAP ha la sua importanza, quindi dobbiamo sapere con maggior certezza
così identificato come lavoratore autonomo soggetto a IRAP. Grazie, scusate. Sono venuto come membro di sezione del Fratello, quindi della nostra sezione. Il segretario ci aveva mandato l'invito stasera, ho detto sentiamo Filippo, il mio presidente, stasera cosa ci racconta. Però colgo l'occasione, visto che per caso sono anche il presidente dell'AIGA, l'Associazione Italiana Giovani Avvocati, un'associazione generalista, forse la più antica che c'è in Italia, 50 anni a giugno. E per rappresentare nel mio piccolo quello che vediamo quotidianamente, insomma, la situazione dei nostri colleghi che nel nostro foro rappresentano una fetta abbastanza, perché giovane avvocato si intende quello che va dai 25 ai 45 anni. Quindi grazie ai dati che mi ha fornito il mio presidente ho scoperto che a Bologna ci sono 3.417 giovani avvocati. E su un foro di 4.007, diciamo, insomma, tra 25 e 45. Esatto, quindi diciamo tre quarti del foro sono giovani. Voi avete definito la giocatura, state La risposta a questo caso è nei numeri. Allora, la giovane avvocatura è in crisi, come tutti i giovani, è in crisi. E la risposta è nei numeri. Allora, mi ricollego a quello che diceva il presidente. Nell'85 in Italia c'erano 45-46 mila avvocati, di cui 15 mila donne e 30 mila uomini. Oggi ce ne sono 260 mila, di cui 150 mila donne e 110 mila uomini. I redditi di queste fasce d'avvocato, cioè il reddito medio oggi in Italia di un avvocato è sui 33-36 mila, nell'85 era 66 mila euro, quindi vediamo già la sproporzione. Andiamo a analizzare i redditi di oggi. Su questi 36.000 euro di reddito, oggi essere avvocato è proficuo dai 65 ai 69 anni, cioè dove la massima fascia di reddito si ha sui 110-120.000 euro tra 65 e 69. Nella fascia che va tra i 20 e i 45 c'è un disastro, cioè partiamo dalla fascia dai 25 ai 35, siamo sui 15.000 euro annui, e sulla fascia che arriva ai 45 sui 30.000. Andando a dividere ulteriormente questi dati tra maschi e femmine, tra uomini e donne, vediamo che le donne guadagnano esattamente la metà degli uomini. Che significa questo? Significa che, uno, forse c'è una sfiducia da parte dei clienti nei confronti delle donne, oppure che molte donne lavorano in quella fascia grigia che tu dicevi all'inizio, che avete eliminato, poi è un altro caso nella nostra professione, perché non possiamo essere dipendenti, sono dipendenti di un altro speciale, quindi si dovrebbe affrontare una riforma all'interno della nostra questione. Noi come AIGA abbiamo anche delle proposte, qui c'è Maurizio, alto membro della sezione del Pratello, nonché consigliere nazionale dell'AIGA e responsabile di un dipartimento che si chiama proprio collaboratori di studio, lo stanno valutando, quello che diceva il nostro presidente. il problema dov'è? Secondo me è proprio in questa fascia grigia, cioè in questi colleghi giovani che sono dei sottoposti degli omnibus, dei capi degli studi, che però effettivamente non hanno delle tutele, quindi sono quelle partite IVA mascherate che dicevi all'inizio, e quindi abbiamo dei gravi problemi. E magari se Maurizio vuole dire qualcosa sulle proposte, voglio chiusare con questo. Il mio ex dominus, cioè il problema c'è anche che in molti studi legali non sono tutti signori come il nostro presidente, ma molti capi di studi sono persone spesso civiche, sì, magari arroganti, cioè con questi giovani, e cosa che vediamo quotidianamente noi giovani avvocati, riceviamo delle comunicazioni da parte dei nostri associati che poi eventualmente gireremo al nostro consiglio di questi ragazzi vessati. C'è un esempio di una nostra collega che adesso si è cancellata, ha chiesto la sospensione dalla cassa, che veniva vessata nel suo studio legale, sottopagata, che adesso fa la barista in un bar qui in Bologna, cioè aveva preso il massimo dei voti all'esame d'avvocato, tutto il resto, però si trova, perché non c'è una tutela, non c'è nulla, si trova a fare la barista e non riesce a vivere, a fare la professione magari per la quale studia. E volevo chiusare con questo: il mio ex dominus, che spesso era abbastanza arrogante, quando si arrabbiava ci apostrofava così dicendo: voi siete i più precari dei precari. Questa era la televisione di morale. Esatto, no, un grande motivatore. Esatto. Se posso. Prego.
Allora, io mi ricollego alle parole del mio presidente in questo caso e del mio presidente dell'ordine. Parlo sia in qualità di iscritto che soprattutto io mi occupo prevalentemente di diritto del lavoro e ho spesso affrontato le questioni relative ai collaboratori a progetto, alla parasubordinazione in generale. Questo disegno di legge, che colgo con favore, soprattutto io l'ho sempre detto in tempi anche non sospetti, sono il primo fan di tutto l'impianto del Jobs Act, nel nostro caso, nel caso ricollegandomi alle parole del Presidente relativamente al contenzioso lavoristico che effettivamente è sceso vorticosamente, al di là delle spese processuali, dell'effetto deflattivo che hanno queste sui processi, ma anche in relazione al contenzioso che spesso io nello studio dove collaboro da monomandatario e o comunque da avvocato che si occupa di questioni di diritto del lavoro, spesso ci trovavamo a consigliare anche i nostri clienti o gli stessi clienti che volevano far causa per quelle forme contrattuali precarie che però incentivavano una domanda drogata di contenzioso. Erano questi i contratti a termine, erano questi le collaborazioni al progetto, il co-co-co, tutte forme che conveniva utilizzare all'epoca per evitare una trasformazione del contratto a tempo indeterminato, che appunto il Jobs Act, di cui sono un grande fan, ha a monte disincentivato l'utilizzo di questa. Quindi l'ultimo tassello di questo grande mosaico del Jobs Act, lo dico in questo caso da studioso di diritto di queste e delle cause che affrontiamo quotidianamente, ha di fatto cancellato tutto quel contenzioso, ma si vede già da pochi mesi. Non esistono più, non esiste praticamente più il contenzioso sui contratti a termine. Il governo Monti era intervenuto sui contratti a termine e il contenzioso era aumentato, mentre in questo caso con la causalità non esiste più, c'è un forte utilizzo dei contratti a termine, ma non c'è il contenzioso relativo, non c'è contenzioso sui contratti a progetto perché non è più conveniente utilizzarli, conviene assumere con la nuova formulazione del contratto a tutte le crescenti. Al di là dell'incentivo fiscale che adesso coinvolge le nuove assunzioni, che considerando la forte tassazione che c'è sul lavoro è sicuramente un ottimo dato, però l'imprenditore sicuramente ad oggi non utilizza la collaborazione a progetto o i co-co-co, tutte queste forme di collaborazione, perché non gli conviene. Questo ha avuto degli effetti relativamente al contenzioso. Adesso l'avvocato potrà non gioire perché non dovrà fare pratiche, però guardando di prospettiva era una domanda drogata, o comunque c'erano quei casi, e mi ricollego alle parole, serve a circoscrivere i veri collaboratori che effettivamente possono svolgere la collaborazione. Io ricordo che io sono avvocato da pochi, sono davvero un giovanissimo avvocato, sono avvocato da 2 anni, però... 44 anni, ho 29 anni, però dico... Allora giovanissimo, davvero. Quando frequentavo il master, ho frequentato un master di diritto del lavoro, dove tutti i professori che arrivavano lì, quando si parlava di parasubordinazione, dicevano il contratto a progetto è un contratto impossibile, perché è impossibile definire un collaboratore come autonomo, realmente autonomo, quando invece si può comunque sempre ricollegare negli indici della subordinazione. Quindi quella linea fumosa spesso viene utilizzata anche da noi operatori del diritto per abusare di quella cosa. Quindi vedo con favore queste tutele migliorative non solo per gli avvocati, ma per tutti i collaboratori, e quindi il mio intervento è semplicemente volto a sottolineare con favore il tipo di intervento, il progetto e il mosaico che c'è dietro, dal primo intervento del decreto Poletti sui contratti a termine fino ad arrivare a questi, quindi tante piccole manovre che servono ad avere un disegno collettivo sulle forme contrattuali. Bene, grazie. Un problema che nasce al di là di quelli che sono le professionalità riconosciute
sono di quei lavori, ad esempio, degli informatici di cui tu citavi prima. Cioè a dire, come si fa a qualificare un informatico? Non esiste un albo professionale, non esiste nessun tipo di qualifica se non il titolo di studio. Ma il titolo di studio non è sinonimo di professionalità, né tantomeno di possibilità di lavoro autonomo, insomma. Ecco, questo probabilmente è uno dei problemi che, ripeto, al di là delle professionalità che abbiamo visto rappresentate qui, la maggioranza degli avvocati, però cioè, nasce il problema del committente quando si trova di fronte un lavoratore autonomo, dice ma è qualificato o no? Quindi al di là della definizione di lavoro autonomo, come faccio a capire la qualità o la qualifica del lavoratore autonomo? Non ho letto neanche io il disegno di legge, quindi riconosco, e vorrei che se Filippo, non so, riesce anche a dare una risposta interrogativa. Bene, allora a questo punto insomma, le sollecitazioni sono state tante, abbiamo sentito le voci degli operatori, erano di quattro categorie, perché avvocati, architetti, poi è un ingegnere, un commercialista, quindi abbiamo sentito. Abbiamo imparato che la leadership dei giovani avvocati del PD, quindi questo si garantisce, ci tranquillizza molto.